Il quartiere Paolo VI di Taranto è diventato il regno delle discariche. Certamente l'inciviltà, la bestialità, la brutalità di chi oramai è abituato, per questa gente è normale andare a scaricare di tutto di più nelle campagne. Ma parimenti, come detto centinaia, migliaia di volte, c'è l'incapacità assoluta dell'amministrazione comunale di fronteggiare il fenomeno, di dare risposte ai cittadini, ma non dico fronteggiare il fenomeno, neanche l'amministrazione Melucci è in grado di operare delle bonifiche e abbiamo qui e altrove situazioni, come dire, incancrenite da anni. Mi trovo nello specifico in via La Tartara, faremo un bel percorso in macchina e in auto e voglio farvi vedere proprio la mostruosità di questa realtà, cioè per chilometri noi abbiamo proprio il, come dire, il diffondersi, il dilagare, il propagarsi delle discariche, qualcosa di incredibile. Per la precisione, questo è il largo, lo spiazzo, chiamiamolo così, di via La Tartara. Qui doveva sorgere una chiesa in quest'area, vedete com'è grande, e invece della chiesa abbiamo tipologie di rifiuti d'ogni genere. Sarà un percorso in cui faremo questa riflessione: inciviltà e incapacità amministrativa. Questo è il binomio che subiscono gli abitanti di via La Tartara e dintorni, perché come detto siamo in via La Tartara e ci sposteremo in direzione via 2 Giugno. Ci siamo mossi dunque dallo spiazzo, dal largo di via La Tartara, direzione via 2 Giugno, e guardate cosa si presenta alla nostra vista, voi a destra, voi a sinistra. Guardate qui, di tutto di più, qualcosa di incredibile. È un percorso che stiamo volutamente facendo in macchina, in auto, proprio per rappresentarvi la situazione. Ripeto, questo da un lato e anche, lo vedete, dall'altro. Proseguiamo ancora, ora faremo inversione, anzi procediamo ancora, guardate qui perché il quadro deve essere completo, altro spiazzo e ancora proprio nelle adiacenze degli alberelli che erano stati piantumati, guardate qui, guardate, qui poi centinaia e centinaia di metri di materiale di risulta, che vanno appunto, guardateli lì, qualcosa di pazzesco, sembra che tutte le ditte che operano nell'edilizia vengano a gettare di tutto, nonostante la beffa comune di Taranto, divieto di abbandono di rifiuti. Era così difficile, caro sindaco Melucci, caro comandante dei vigili urbani, far mettere del corpo di polizia municipale, far mettere un sistema di videocamere? Perché ormai si sa che qui la situazione è questa, è stratificata, è incancrenita. Quindi di cosa stiamo parlando? E ora stiamo facendo, abbiamo fatto inversione di marcia e stiamo facendo il percorso inverso per farvi vedere l'altro lato, il lato appunto opposto. E qui dunque la discarica tanto cara a certi muratori incivili, molto incivili. Ormai vedete, ci sono resti di bagni e quant'altro, insomma ogni genere, ogni tipologia di materiale dell'edilizia, qualcosa di pazzesco. Speriamo di non bucare le ruote mentre camminiamo, perché qui c'è da stare attenti, guardate, è impressionante, addirittura in fondo persino una vasca da bagno, completamente rimossa e buttata, vedete. La rabbia, sapete qual è? Quando io dico che
un sindaco deve avere gli attributi, deve saper prendere per il cravattino questi incivili e deve far rispettare la legge e deve mettere ogni sistema di videosorveglianza e quant'altro, ma anche continui controlli da parte della polizia municipale affinché la legge anche qui sia rispettata. Beh, io sento dire, e che dobbiamo fare? Cosa dobbiamo avere? Il sindaco sceriffo? Chiamatelo come volete, sceriffo o non sceriffo, io voglio un sindaco che sappia girare per la città e che sappia dare risposte ai cittadini e che sappia prendere di petto le situazioni e che sappia prendere per il cravattino gli incivili e chi dell'amministrazione comunale dovrebbe intervenire e non interviene. Questa è la mission di un sindaco. E in queste zone vi posso assicurare, Rinaldo Melucci e compagni non hanno mai messo piede, mai. Parliamo di zone a loro completamente sconosciute, nonostante le tantissime segnalazioni che abbiamo fatto, tantissime. Quindi se non conoscevano la situazione, ora è da mesi e mesi, in seguito alle mie denunce, ne sono venuti a conoscenza. Ma se ne strafottono, e questo è il quadro. Questa è la rinascita che ha seminato l'amministrazione Melucci e, come si suol dire, il meglio viene adesso. Guardate, questo è il meglio, proprio questo.